Merita Business Podcast, puntata numero 43. Fino a qualche anno fa pensavo che le doti del networker fossero innate. C'è chi ha il dono e chi non lo ha. Chi lo ha, intorta chiunque, attacca bottone, sa suscitare la curiosità degli altri. Chi non lo ha, affari suoi, è destinato ad essere meno competitivo. Chiamando in causa il solito Darwin, beh, sei meno adatto? Beh, allora estinguiti pure. Benvenuti, benvenuti, benvenuti. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast, il podcast in cui scopriamo come usare internet per far crescere il nostro business. Vuoi ottenere un buon posizionamento sui motori di ricerca e mantenerlo nel tempo? Allora hai bisogno di un SEO audit. Un SEO audit è la prima attività da fare per chi vuole continuare a far crescere il proprio business grazie al web. Vai su merita.biz/SEO audit per iniziare a migliorare già da oggi. Eccoci qua, io sono Giorgio Minguzzi e devo dirvi che la puntata di oggi sarà un po' diversa dal solito. Sì, perché sono stato al Freelance Camp, un evento per freelance che si fa a Ravenna e al quale tengo moltissimo. Un po' perché è un bel evento organizzato da amici e veramente gestito bene, dall'altra parte perché è un evento che ha influenzato ed aiutato moltissimo le mie scelte professionali. È il classico luogo in cui ci si incontra, ci si scontra con persone veramente interessanti. Il desiderio è quello quindi di condividere con voi lo speech dell'evento che ho fatto. Ma prima di passare all'argomento di oggi, ci tenevo a ricordarvi due cose velocissime. Ci mancano 23 recensioni su iTunes per raggiungere l'obiettivo che ci siamo dati delle 100 recensioni per Natale. Francamente non so se ci arriveremo, perché non è così facile. Su questo però conto su di voi. Vi chiedo però di non farmele tutte la vigilia di Natale, perché dopo mi viene un colpo. Per cui magari prendetevi due minuti e lasciate una recensione oggi. Le recensioni, ve l'ho detto tantissime volte, non mi stancherò mai di dirvelo, sono molto importanti per chi fa un podcast. Bene, la seconda cosa che volevo dirvi è che c'è una nuova sezione nel sito che si chiama Ask, cioè merita.biz/ask. È una pagina dalla quale, se avete voglia di porre una domanda al podcast e volete sentire all'interno del podcast una risposta, potete registrare le vostre domande. Si crea un MP3 e mi viene mandato. La pagina fa tutto in automatico, quindi c'è solo da visitare merita.biz/ask e seguire le istruzioni, che veramente sono veramente semplicissime. Mi sembra possa essere anche un'opportunità per conoscerci. In fondo voi conoscete me, ma io so veramente poco di voi e mi piacerebbe capire un po' di più cosa ne pensate del podcast e in che modo il podcast può migliorare. Ma bando agli indugi, cerchiamo di affrontare l'argomento di oggi. Oggi parliamo di networking. L'idea quindi è di condividere con voi il contenuto dello speech che ho fatto al Freelance Camp. Fino a qualche anno fa pensavo che le doti del networker fossero innate. C'è chi ha il dono e chi non lo ha. Chi lo ha, intorta chiunque, attacca bottone, sa suscitare la curiosità degli altri. Chi non lo ha, affari suoi, è destinato ad essere meno competitivo. Chiamando in causa il solito Darwin, beh, sei meno adatto? Beh, allora estinguiti pure. In realtà il networking non è una dote innata. Anzi, chi è timido è paradossalmente più avvantaggiato rispetto a chi sa fare un sacco di chiacchiere e magari sa fare solo quelle. Sempre ovviamente che la timidezza non sia di quel tipo che rende sempre e comunque muti come pesci, no? Quelli che si bloccano e non riescono proprio a interagire. Però, a parte questo, quello che vi presenterò ora è prima di tutto un ribadire queste cose a me stesso, perché le dimentico io per primo. Sono skill che si imparano, non sono doti innate. Per cui se si imparano poi vanno anche esercitati. Il networking è una moda che non tramonta. Ve li ricordate i Club In, quei gruppi di LinkedIn che poi si trovavano, che poi sono diventati un'associazione e che riunivano professionisti? Ecco, finirono poi per essere pieni di gente triste a caccia di clienti e poi dopo poco solo di gente che cercava lavoro. Ora, tramontata una moda, ne è sorta una nuova. Ora va di moda BNI, Business Networking International. Quelle riunioni fatte alle 7 del mattino in cui si viene travolti da un turbinio di biglietti da visita.
per ogni momento c'è una moda che si afferma, ma in generale gli eventi di puro networking partono, diciamo, tutti bene, ma hanno un rapido decadimento. È molto difficile che i presupposti dei primi tempi durino sufficientemente a lungo da portare ai risultati sperati e corrono il rischio di diventare luoghi di incontro per disperati e per sprovveduti. Gli eventi che non finiscono, e magari di volta in volta migliorano anche nelle organizzazioni e nelle proposte, sono quelli che vedono gli organizzatori impegnati in un lavoro continuo, difficile e senza sosta. Perciò, tanto di cappello a loro. Per carità, esistono ambienti di networking molto validi. Non ci sono solo luoghi e convegni di gente triste. Però diciamoci un attimo la verità. Non è che per fare networking serve per forza andare ad un evento di networking. Bisogna subito dire che le nostre giornate sono piene di opportunità per fare networking. Ad esempio, si può invitare un amico a prendere un caffè, accompagnare un amico a una conferenza o incontrarlo lì, invitare qualcuno a fare sport. Cioè il mio amico Davide Galanti che va a correre con tutti i businessmen e fanno queste mattinate dedicate alla forma fisica. C'è anche chi pratica hobby. I miei amici radioamatori si trovano assieme per questo, ecco, e magari invitano anche degli altri, oppure c'è chi è appassionato di Linux e si trova, ecco, c'è chi vive questo hobby come una sorta anche di modalità di fare networking. Certo ci sono i business coffee break, cioè quelle pause che uno si prende, quei 5 minuti di lavoro dove magari può approfittare per parlare con il nuovo arrivato in azienda. Poi ci sono gli eventi speciali, come i concerti, le cene di gala, le presentazioni di libri, tutti i convegni dove si possono, o eventi, comunque dove si possono fare delle buone amicizie e possono intrattenere dei rapporti di networking, ecco. In più c'è la possibilità di invitare a casa propria le persone e invitarle a cena, che è, diciamo, una forma molto interessante perché lega moltissimo le persone, e quella di poter invitare qualche amico a praticare del volontariato insieme, magari andando ad aiutare qualcheduno, qualche anziano, portando i pasti del banco alimentare. Cioè ci sono tante modalità, no? Ci sono tantissime occasioni, e l'esperienza però mi ha insegnato che fra tutte queste non c'è un evento di puro networking, cioè questi tendono a non funzionare. Perché i migliori contesti in cui ci si può relazionare sono i contesti in cui si vivono le cose che ci interessano. In questi contesti possono nascere amicizie molto interessanti, e il segreto ovviamente è scegliere in base ai propri interessi, non solo in base ai propri bisogni. Condividere interessi è il primo mattone per facilitare la costruzione di rapporti umani. Questo è da sempre così nella storia dell'uomo. Le conferenze sono forse il posto più tradizionale dove si fa networking. Ah, alzi la mano però chi è andato a una conferenza e ha detto: ok, qualche intervento è stato interessante, ma alla fine dai, sempre la solita roba, sempre un po', dai, un po' di basso livello i relatori, un po' noioso, cose che sapevo già. Insomma, spesso le conferenze generano grandi aspettative che poi finiscono poi in grandi delusioni. Oggi quindi cercheremo di capire come concentrarci sulle cose importanti e come farle fruttare durante proprio queste opportunità di networking, cioè le conferenze. Ma cosa significa relazionarsi e cosa significa fare networking? Bene, relazionarsi sembra un'azione spontanea, ma spesso di spontaneo ha poco o nulla. Così il networking è quasi sempre associato alla sgradevole sensazione di trovarsi di fronte a un piazzista, qualcuno che ti vuole piazzare qualcosa, e così quando parliamo di networking ci si drizzano i peli nelle braccia, ecco. Questa sensazione però ci arriva perché in fondo un po' di verità c'è qui su questo punto. Si fa networking, si sa, perché prima o poi ciascuno di noi vuole qualcosa indietro dalla persona che gli sta di fronte. In realtà in tutto ciò non c'è nulla di male. Si diventa manipolatori solo quando si cerca di far fare alle persone qualche cosa che è contro il loro interesse. Però se restiamo in un ambito in cui non gli facciamo del male, ma anzi quello che gli suggeriamo può essere di aiuto loro, non c'è nulla di male. In fondo il mondo va così
e non dobbiamo fare i puritani o gli scandalizzati se qualcuno cerca questi eventi per vendere i prodotti. Certo che il problema sorge quando appunto si tende a essere manipolatori, perché una visione utilitaristica del networking già ha preso la mano, finisce per spingerci a fare fondamentalmente due grossi errori, ecco. Il primo è quello di non ascoltare. Mettersi in una posizione di ascolto è fondamentale in un evento di networking, mentre spesso questi tipi di eventi vengono vissuti con l'intento segreto di farsi notare e far conoscere, non so, i propri prodotti, i propri servizi, concentrando tutta l'attenzione su noi stessi. La realtà è che è vero il contrario, si fa networking ascoltando. L'opportunità è quella di far parlare l'altro per cogliere e capire qual è la sfida che sta affrontando la persona che abbiamo davanti. Un piccolo suggerimento, ad esempio, sempre per mantenerci in una posizione di ascolto, è quello di iniziare la conversazione con una domanda tipo: cosa ti è piaciuto di più dell'evento, della giornata, eccetera, di oggi? E lasciare che le informazioni arrivino senza interromperle con la lista dei problemi e delle necessità che abbiamo. Il secondo errore che facciamo è il sottovalutare quello che gli americani chiamano il giver gain. Gary Vaynerchuk, immagino sappiate tutti chi è questo brillante imprenditore americano, lo cercate su Google, esce il mondo perché fa video, è ovunque, su tutti i social. Ecco, Gary Vaynerchuk chiama questo aspetto leverage, cioè la leva. Su cosa dobbiamo fare leva, quindi, secondo Gary Vaynerchuk? Gary Vaynerchuk sostiene questo: nel gioco del networking vince chi porta per primo valore all'altro, per poi usare questo valore come leva per raggiungere quello che in realtà gli interessa. Il più forte nel gioco del networking è chi riesce ad aspettare più tempo e far crescere la leva per rientrare del valore che ha dato per primo. Dai per primo fino a quando a un certo punto l'altro non può dirti di no, un po' perché magari si vergogna, no? È un po' in imbarazzo, come posso dirti di no se mi hai fatto tutti questi favori? Insomma, dai per primo fino a quando ad un certo punto l'altro non può dirti di no e rifiutarsi di ricambiare, un po' perché si vergogna. Non si tratta di usare le persone, per carità, per arrivare ad ottenere i propri fini in maniera, diciamo, manipolatoria, ripeto, ma di usare il valore che hai dato come leva per chiedere liberamente qualcosa che ti sta a cuore. Ora, chiaramente, se avete ascoltato quello che vi ho detto, avrete sicuramente capito che a questo punto il networking è un gioco che si gioca sui tempi lunghi, cioè è una maratona, non è uno sprint. I risultati migliori si ottengono nel lungo periodo e non nell'immediato. Ecco perché una cosa su cui moltissimi cadono è proprio il follow-up, cioè volere tutto e subito, arrivare troppo presto alla conclusione per poi capire di non aver ottenuto nulla. Si incontra una persona, si fanno quattro chiacchiere, immediatamente deve dare dei feedback di comprare, acquistare, essere interessato, altrimenti si agguanta il biglietto da visita e si fugge via. Invece il follow up è la chiave del successo del networking. Basta poco, magari anche solo un'email con il giusto tempismo per fare una bella figura e una bella impressione, e avere anche la possibilità di continuare questo dialogo. Chiaramente non sto parlando di agguantare il biglietto da visita per poter iscrivere il malcapitato alla newsletter, questo non si fa, anche se scagli la prima pietra chi è senza peccato, perché veramente l'abbiamo magari fatto in molti se non tutti. I biglietti da visita però sono tante volte considerati l'obiettivo da raggiungere, ma tutte le decine di biglietti da visita che nemmeno guardiamo e poi una volta all'anno buttiamo nel cestino dell'immondizia testimoniano quanto in realtà il biglietto da visita di per sé sia davvero poco poco importante. Quando parlo di follow up intendo un messaggio, un'email, ma anche un messaggio attraverso i social network. Magari se è una questione di business mi piacerebbe di più usare LinkedIn, ecco, almeno a me piace più usare LinkedIn, entro le prime 12-24 ore dall'evento o dall'incontro, insomma, e un secondo circa 30 giorni dopo. Almeno questo è il metodo che suggerisce Kate Ferrazzi, che è uno scrittore americano, ed è il metodo che applico anch'io. Giusto per essere concreti vi lascio un esempio di follow up che potrebbe essere usato. Facciamo finta che sia proprio relativo al freelance camp, no?
È stato bello poter parlare con te ieri al Freelance Camp. Mi piacerebbe poter continuare il discorso iniziato con questa chiacchierata. La prossima volta che sono dalle tue parti, mi piacerebbe che tu trovassi un piccolo spazio nella tua agenda per continuare la discussione. Penso di poterti essere d'aiuto per... E poi ognuno qui ci mette magari un riferimento alla fatica, alla sfida che sta facendo la persona che vi ha parlato. Ecco, in qualche modo, se è emersa qualche difficoltà, la si può mettere in quel punto. Ecco, spero di avervi fatto capire che il focus nel follow up non è una cosa relativa a cosa può fare la persona per voi, ma è cosa voi potete fare per lei. Mentre dopo una trentina di giorni, quando vi dovete fare sentire, secondo me un buon metodo è quello di selezionare, fare la famosa content curation e selezionare un paio di articoli interessanti, ovviamente sempre per la persona a cui scrivete, e inoltrarglieli, oppure segnalare un evento significativo magari al quale partecipate anche voi, non so, sei presente in questo evento, verrai a questa conferenza, eccetera. Ecco. Se siete in un contesto di lavoro e se l'ambiente e la conversazione che avete avuto lo consente, potete tener conto di questi passaggi per formulare il vostro follow up. Potete ringraziare, usare il nome della persona con cui avete parlato, cioè usatelo nel senso proprio scrivetelo, chiamatelo per nome, ringraziatelo per nome, non gentilissimo dottore poi nulla, ecco. Se si chiama Giuseppe, scrivete caro Giuseppe, ecco. Inserire elementi interessanti emersi durante la conversazione o magari degli elementi simpatici o un riferimento a una cosa buffa che è successa mentre eravate insieme possono essere sicuramente cose utili da aggiungere. Se avete preso un impegno a rendervi utili in qualche modo, ribadite la vostra disponibilità e connettete la persona anche sui social, sia la possibilità di contattare voi o di seguire voi attraverso i social, sia esplicitate proprio l'azione che avete fatto. Ti ho aggiunto fra gli amici di Facebook, ti ho seguito su LinkedIn, ho iniziato a seguirti su Twitter, eccetera. A qui il fattore tempo è fondamentale, aspettare mesi e mesi non ha ovviamente alcun senso. Fra l'altro, se qualcuno vi ha introdotto, è buona educazione tenere questa persona all'interno del loop, cioè se siete stati presentati non escludete la persona che vi ha presentato, perché potrebbe esservi molto utile anche proprio che resti traccia a questa terza persona di tutti i contatti che avete avuto. Non dimenticate mai chi vi ha aiutato per espandere la vostra cerchia di persone interessanti. La riconoscenza è un must per il networker a prescindere. Bene, il follow up deve essere una abitudine automatica, ma sana, non un meccanismo impersonale da copia e incolla. Perciò evitate tutti quegli automatismi dell'email marketing automation che rendono spersonalizzata qualsiasi comunicazione. Fatelo alla vecchia maniera, cioè a manazza, come si dice in Romagna. Bene, ma qual è il segreto del networking ninja? Cioè, qual è la caratteristica principale di chi sa fare networking? Ecco, la caratteristica principale di chi sa fare networking è di invertire quello che istintivamente tutti pensano sia opportuno fare quando si ha un evento e quando si fa networking. Cioè, il parlare per il networker ninja diventa ascoltare e il chiedere diventa dare. Questo fa la differenza. Le conferenze però non sono da intendersi come dei ritiri spirituali dedicati al business, ma come delle occasioni imperdibili per fare un passo in avanti verso i nostri obiettivi di crescita professionale. Ovviamente in tutto questo serve una partecipazione attiva, perché se state seduti, guardate gli speech, andate a mangiare e poi andate a casa, chiaramente non succede nulla. Ora quindi vi elenco alcune regole che provo a seguire quando vado a una conferenza, per renderla un pochino più interessante anche dal punto di vista del networking. Se c'è una cosa che ho imparato in questi ultimi anni cercando di migliorare le mie capacità e le mie doti di networker partecipando a fiere ed eventi, è che per avere tutti i benefici di una presenza ad una fiera, ad un evento, è importantissimo conoscere molti dettagli su questa fiera, su questo evento. E questi dettagli molte volte sono nelle mani dell'organizzatore. Quindi la cosa migliore
per sfruttare a livello di networking un evento è essere l'organizzatore. Ovviamente questo non è sempre possibile, ma si può sempre chiedere all'organizzatore se ha bisogno di una mano. Ora, come potete immaginare da soli, organizzare una conferenza è un impegno pesante che facilmente si può trasformare in un vero incubo. Ci sono mille cose da fare, dal catering agli inviti, alla selezione degli ospiti, alla location, ai problemi, un'infinità di lavoro. D'altra parte, vivere all'interno dell'organizzazione di una conferenza dà senza dubbio la possibilità di avere una visione dell'evento completamente diversa. Ma come possiamo arrivare a far parte del team? E qui c'è forse l'aspetto più simpatico e divertente, perché spesso è più facile di quello che si può immaginare, anche perché non penso vogliate puntare subito a entrare nell'organizzazione della Trilateral o di un meeting del Bilderberg. La prima cosa da fare in questi casi è guardare il materiale che è disponibile sul sito dell'evento. Banalmente nessuno ci guarda, nessuno guarda con attenzione queste informazioni: la brochure dell'evento, il sito, cercare e controllare chi è amministratore dei gruppi sui social e identificare chi è l'owner di quelle funzioni, chiave ovviamente dello staff della conferenza. Solitamente sono tutti stracarichi di lavoro e non gli sembrerà vero che qualcuno abbia voglia di aiutarli spontaneamente. Cosa voglio dire con aiutarli spontaneamente? Ricordate che sono sempre i bisogni degli altri e non i vostri che aprono le porte. Quindi io scriverei due righe, ma due righe proprio molto semplici, che suonano più o meno come queste. Stavo guardando l'evento che stai organizzando e devo dire che sono rimasto veramente impressionato. Mi piacerebbe aiutarti in qualche modo a rendere l'edizione di quest'anno la migliore di sempre. Come posso mettere a disposizione un po' delle mie risorse, magari un po' del mio tempo, la mia creatività o i miei contatti? Dimmi come posso aiutarti e dare il mio contributo al... E poi mettete il nome dell'evento che, a cui vi piacerebbe, diciamo, accedere nel dietro le quinte. Devo dire che difficilmente non verrà in mente agli organizzatori qualche cosa da farvi fare. Perciò, se sarete sufficientemente umili da partire in piccolo e non vorrete subito diventare il re della festa al primo colpo dopo 5 minuti, avrete la possibilità di vedere il dietro le quinte dell'evento ed accedere a un sacco di informazioni importanti per poi muovervi molto meglio come networker all'interno dell'evento stesso. Bene, chiariamo un concetto relativo anche all'ascoltare, perché a volte può essere anche il caso di parlare. Ecco, molte volte essere uno speaker non è poi così difficile e non è detto che sia necessario essere, non so, un pezzo grosso per guadagnarsi qualche minuto sul palco. Lo dimostra il fatto che ogni tanto chiamano anche me, quindi questo vi può rassicurare. Fare uno speech è senz'altro però il miglior modo per far ascoltare e ricordare le cose che vi stanno a cuore. Non solo come speaker ad una conferenza avete uno status speciale, uno status diciamo elitario, che vi permetterà di incontrare più facilmente i partecipanti ed attaccare bottone in meno di un nanosecondo, più o meno con chiunque. Bene, quindi un obiettivo importante è quello di candidarsi per essere speaker e una volta saliti sul palco, se avrete avuto la possibilità di interessare la vostra platea e di ispirarla, il pubblico vi tributerà un livello di rispetto superiore a quello che normalmente conferisce ai normali partecipanti. Questo è un po' ovvio. Bene, ma cosa succede se non si riesce a diventare speaker? Perché tante volte le application per, diciamo, la call to speech vengono rifiutate. Bene, fare delle domande intelligenti è il modo più semplice per rendersi riconoscibili non solo dallo speaker, ma anche dagli altri partecipanti. Non appena si rompono i ranghi e sarete poi tutti alla pausa caffè, chiaramente avrete la possibilità di riprendere il discorso con qualcuno che ha notato la vostra domanda. Ecco, in questo caso vi aiuterà moltissimo aver fatto una domanda intelligente. Bisogna quindi avere non solo il dono della sintesi, ma anche farci stare dentro. Nome, cognome, azienda e quello che si fa. Comunque, se avete scelto una conferenza su un tema che conoscete bene, che fa parte del vostro mondo lavorativo quotidiano, sono sicuro che non avrete alcun problema a trovare il modo di fare una domanda restando in tema. Un altro passaggio importante che può portare moltissimi frutti è quello di organizzare una conferenza all'interno della conferenza. Vi spiego cosa voglio dire. Solitamente le cene organizzate dai gestori dell'evento si tramutano spesso in occasioni
molto difficili da sfruttare. Il cibo finisce per essere così così, per non dire cattivo. E anche le occasioni per parlare e ascoltare le persone si riducono, perché si è sempre interrotti. Arriva il cibo, arriva un'altra persona che vuole parlare. La capacità di attenzione delle persone diminuisce tantissimo. E tutti sono lì per farsi notare, cercare di afferrare un po' di cibo prima che qualcun altro lo faccia fuori. Quindi in realtà non è il luogo più adatto per fare networking. Solitamente quando mi trovo in queste situazioni, e quest'estate mi sono trovato a Rimini in una di queste, ed è stato veramente difficile non andare a casa e lasciare tutto lì, ecco, solitamente il mio primo desiderio è proprio questo: di andare via, di chiudermi in camera in albergo e mangiare per i fatti miei. Ma durante le conferenze, che durano magari per più giorni, cerco sempre di organizzare un momento conviviale, se non una cena, con persone che magari mi farebbe piacere conoscere un po' meglio. Spesso la miglior sera è quella subito prima dell'evento, quando tutti sono appena arrivati e il programma non è ancora partito. Molte persone non hanno alcun impegno per quella sera e sono, diciamo, rimangono lì da sole in hotel. Perché non approfittarne? Più si diventa bravi a creare queste occasioni e più le persone invitate cercheranno nuove connessioni, creeranno nuove occasioni, magari si porteranno dietro qualche altra persona interessante da conoscere, e tutti saranno grati in futuro di questo, no? Aumentando così la vostra influenza all'interno di quell'ambiente. Ancora una volta tornano vere le prime indicazioni che abbiamo visto prima, cioè una cena organizzata così non è un palcoscenico alternativo in cui parlare in continuo e farsi notare, fare la ruota del pavone, far vedere che avete i colori più belli del mondo, ma è un luogo più calmo dove mettere in pratica i primi due consigli che abbiamo citato prima, cioè l'ascoltare e pensare al giver gain. Bene, quando però una persona programma di andare a un evento e l'evento, come ultimamente va di moda, mette anche le foto e i nomi dei partecipanti pubbliche, non so, vedete il freelance camp oppure gli eventi legati a WordPress come i WordCamp, hanno tutte le foto dei partecipanti in chiaro. Bene, in realtà la tentazione più grande in questi casi è quella di dire: bene, vado a caccia del pesce grosso. Ecco, un po' a caccia del Big Kahuna, se vi ricordate il film famoso di qualche anno fa. In realtà con questo titolo non vorrei però portarvi fuori strada. Sebbene i pezzi grossi siano in un certo senso tutti dei Big Kahuna, in questo caso mi riferisco alla ricerca di superconnettori umani. I superconnettori umani sono quelle persone che riescono a introdurti in nuovi ambienti, allargano la tua cerchia di influenza, facendoti perdere pochissimo tempo per espandere il tuo orizzonte, il tuo giro di amici, il tuo giro di conoscenze. Sebbene molti di questi siano per natura anche pezzi grossi, non è detto che un superconnettore umano sia sempre così evidente da trovare, così facile da contattare. In particolare in un ambiente geek la cosa non è affatto semplice, perché molte volte le apparenze sono diverse dalla realtà. Pensate a quegli startuppari ricchissimi che hanno le magliette infrittellate. Ecco, avreste mai detto che quei nerd potevano diventare un domani potenti? Ecco, probabilmente in quegli ambienti lì è molto molto difficile, e l'apparenza e la sostanza sono molto difficili da identificare. È per questo che occorre sempre dedicare un po' di tempo a cercare e a capire chi parteciperà a un evento e chi magari sarà il Big Kahuna da conoscere. Molti eventi, come dicevo prima, hanno una lista completa dei partecipanti pubblica e si può iniziare guardando quella. Ovviamente, se la lista non c'è, vi ho già detto che aiutare l'organizzatore offre molti vantaggi. Uno di questi è sicuramente magari avere una di quelle liste o avere qualche anticipazione su qualche nome importante, su qualche partecipante che potrebbe essere di vostro interesse conoscere. Ma se proprio volete incontrare l'ospite clou, il VIP, il consiglio che vi do è quello di prenotare l'hotel della conferenza ed alzarvi presto, andando a monitorare la sala della colazione, perché è lì che prima che inizi la conferenza i VIP mangiano e sono più, diciamo, vulnerabili. Se incontrate il Big Kahuna o il VIP lì, prima che metta piede sul palco, avrete sicuramente fatto centro, perché se aspettate che lui abbia fatto il suo speech, avrete anche tutta la concorrenza degli altri. Per molti poi
La persona può essere completamente anonima fino a quando non sale sul palco, la riconoscono solo lì in quel momento, è lì che acquista diciamo quello status di VIP per molte persone, perché tante volte il nome degli speaker è scritto sui foglietti ma la loro faccia le persone non l'hanno mai vista. Arrivare alla conferenza preparati, sapere chi sono gli speaker e quali traguardi hanno raggiunto nella loro carriera è fondamentale. Sapere quali sono le persone chiave dell'organizzazione e come si svolge l'evento nel suo complesso, dove sono le sale, dove sono i bagni, dove è il ristorante, come si svolgono i coffee break, sono tutte attività che dovete conoscere bene a memoria. Alla domanda del vostro compagno di sedia e adesso che speech seguiamo, non potete non saper rispondere. Dovete invece argomentare bene e dire: andiamo in questa sala perché questo relatore è molto importante e molto interessante. Se avete le idee chiare, le persone vi seguiranno e aumenterà il vostro leverage, proprio come dice Gary Vaynerchuk. Ora, dire nel 2016 non sottovalutate il potere dei social e del web fa un po' ridere, però nella settimana precedente all'evento individuate dove sono online i partecipanti, seguite chi twitta con l'hashtag giusto, siate presenti con i like e con i commenti nei loro post e al momento opportuno potrete essere facilitati nel fare conoscenza. Anche fare foto è importante e metterle online in tempi rapidi con i tag giusti senza darsi al tag selvaggio. Scrivete un post sul vostro blog, ma fatelo in fretta, anche in aereo mentre tornate, perché in realtà il giorno dopo l'evento le persone cercano informazioni su quell'evento, guardano se ci sono delle foto dove loro sono ritratte, se ci sono stati i tag giusti, se c'è stata una foto in cui sono ritratte bene, magari la useranno per i loro profili social e avrete un'opportunità in più di attaccare bottone magari con qualcheduno che nemmeno avevate avuto modo di vedere, di contattare, di stringergli la mano. Ora, relativamente all'attaccare bottone, devo dire la verità, qui bisogna essere anche un po' portati, però è un'attività fondamentale, ma se in quei minuti di conversazione non si riesce a rimandare ad una futura occasione per sentirsi, si è persa la magia del magic moment, cioè si è persa la magia che c'è quando ci si incontra di persona e si è sprecata fondamentalmente un'opportunità. Per cui per farlo ci vuole un certo esercizio e anche tanta umiltà, perché il centro delle vostre attenzioni dovrà essere sempre l'ascolto della persona che vi sta di fronte, a prescindere da quanto possiate percepire utile l'averla incontrata per i vostri scopi. Ora, questo fa sì che, bene, adesso avete capito come mai per me è così interessante andare alle conferenze, perché il valore delle conferenze non è tanto legato alla qualità degli speaker che andrò a trovare, ma al networking che vi potrò fare. Vorrei però sottolineare ancora una volta un passaggio fondamentale. Il consiglio che voglio darvi è, veramente, partecipate agli eventi aperti, desiderosi di incontrare persone. Fatevi guidare da quello che si chiama serendipity, cioè serendipità, non dall'ansia di farvi notare dai pezzi grossi. Questo è un rischio che c'è sempre. È facile che questo succeda più grazie ai vostri eventuali interessi in comune che non alla vera utilità che potete dare loro. Quindi concentrarvi troppo sul raggiungere, diciamo, il pezzo grosso, l'investitore che passa da un evento per fargli il pitch per la vostra startup. Ecco, sì, può darsi che tutto funzioni, sicuramente è un'opportunità, ma non concentratevi solo su quello, non perdetevi tutto il resto che c'è, che è utilissimo. Inoltre, non sapete se quel ragazzino malvestito che avete incontrato oggi alla conferenza domani avrà una posizione di rilievo in grado di aiutarvi nel vostro business. Allargare le vostre vedute e andare a conoscere le persone che vi ispirano fiducia, con le quali sentite spontaneamente di poter diventare amiche, è importantissimo. Ecco, non vi fissate sull'andare a cercare i VIP oppure la persona fondamentale, il più importante, non so, c'è un investitore che passa da un convegno, devo andare a parlare con lui assolutamente, devo fargli il pitch. Ecco, non vi fissate con queste cose perché perdete gran parte del resto, anche perché i VIP
sono interessati a parlare con voi per quello che voi potete fare per loro. Ed è molto difficile a volte poter avere qualcosa di interessante da dire. Magari lo si ha, non sto dicendo il contrario, però se ci si concentra troppo su quello si perde tutto il resto, che è veramente tanto. Quindi semmai, senza finire per essere troppo calcolatori, lasciatevi provocare dalle persone che vi sembrano più simpatiche, su quelle con cui c'è il feeling immediato. Magari vedete passare una persona e pensate, beh, questa persona potrebbe diventare mia amica. Ecco, lasciatevi guidare da questo tipo di sensazioni piuttosto che dal fare troppi calcoli. Se incontrerete le persone, le ascolterete e riuscirete ad aiutarle prima di ogni altra cosa, il resto vi verrà ridato in abbondanza, proprio perché è vera quella frase che dicono gli americani, cioè che c'è il giver gain, cioè il guadagno di chi dà per primo. Bene, adesso qui abbiamo fatto una panoramica abbastanza veloce di tanti argomenti che possono essere spunti per ulteriori approfondimenti. Se volete studiare un po' di più queste cose e approfondire, ci sono due bellissimi libri di Kate Ferrazzi che hanno significato molto per me, almeno come presa di coscienza di tante cose relative al networking. Uno si chiama Never Eat Alone e l'altro si intitola Who's Got Your Back. Sono tranquillamente acquistabili online, sono anche stati tradotti in italiano. Uno si intitola Non mangiare mai da solo e l'altro, in un modo ancora più orrendo, tipo una roba agli amici salvagente, o che secondo me titoli che hanno un po' snaturato l'efficacia del titolo in lingua originale. Comunque sono tradotti in italiano, per cui chi non conosce la lingua inglese può consultare questi testi nella propria lingua madre. Bene, siamo arrivati al termine anche di questa puntata in cui abbiamo parlato di networking, seguendo un po' la traccia di un mio intervento fatto al Freelance Camp, un evento veramente bellissimo. Trovate negli appunti il link su come iscrivervi, magari alla mailing list, e sapere in anticipo quando si riaprono le iscrizioni del prossimo evento, perché è uno di quegli eventi che veramente consuma, fuma, disintegra l'offerta di biglietti veramente in pochissimo tempo. Ovviamente tutti gli appunti e i link che ho citato durante lo show li trovate già alla pagina www.merita.biz/43, che è il numero dell'episodio di oggi. Se avete apprezzato il podcast o avete voglia di lasciare un feedback alla trasmissione, alla pagina www.merita.biz/love trovate tutte le istruzioni per lasciare i vostri suggerimenti e far conoscere anche ad altri i contenuti che avete ascoltato nel podcast. Bene, davvero tutto per oggi. Io sono Giorgio Minguzzi e questo è Merita Business Podcast. Ciao!